Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays 1973 Channel. Un saluto dal vostro amico Salvo. In questa videoclip rispondo a un paio di messaggi che mi sono arrivati, non ho problemi a farlo, per carità di Dio, non è che mi sto nascondendo dietro un dito. Io purtroppo non sono né uno youtuber famoso, per carità di Dio, quei pochi giochi che porto non mi fanno ottenere così grandi visualizzazioni da poter monetizzare sui giochi, però lo faccio per un mio divertimento personale, l'avevo già detto e lo confermo adesso. Ma dirmi che porto pochi giochi, onestamente no, perché l'ultima pubblicazione di un gioco nuovo era Rage 2, l'ho finito tutto, poi c'è stato un gioco ancora prima di Rage 2, Resident Evil 2 Remake, ho finito tutto. Adesso ho preordinato, come state vedendo nella videoclip, Borderlands 3, di cui io sono un grande fan sfegatato e di cui su Borderlands 3 intendo farci una live estremamente lunga, anzi diverse live estremamente lunghe, perché essendo che è un gioco nuovo io me lo voglio esplorare tutto, voglio scoprire tutti i segreti. Sarebbe una bugia dirvi che vorrei scoprire tutte le armi, ma essendo che sono 1 miliardo di armi è pressoché impossibile scoprirle tutte, ma cercherò di scoprire le migliori, almeno quando giocherò io. Poi in tal caso dove dovrei scoprire qualche arma estremamente rara, faremo delle videoclip a parte. Quindi questo è il gioco che ho preordinato per settembre, ma l'altro gioco, che è quello dell'Obsidian, è Outer World, spero di averlo detto giusto il nome, ragazzi, in caso mi chiedo scusa per il mio inglese. Questo gioco di qua, quando l'hanno annunciato, mi ha reso estremamente felice, perché lo sappiamo tutti, volgarmente si legge così, ma io lo leggo come Fallout New Vegas 2, lo leggo, quindi sono stato estremamente felice di vedere il trailer, che purtroppo non vi posso mostrare perché viola il copyright, ma ora farò il preordine oggi, quindi me lo porterò anche sul mio canale, quindi questi saranno i due giochi che porterò entro quest'anno, perché già sto spendendo 100 di Borderlands e 60, quindi già una bella cifretta, più Rage 2, già se ne sono andati più di 200 e passi euro. Quindi volevo comunicare questo. Ho risposto ai messaggi che mi dicevano che portavo pochi giochi, la motivazione è questa, ragazzi, io non mi posso più sbilanciare più di tanto. Se facessi più visualizzazioni, guadagnerei un po' più di soldi, io li investirei nei giochi, farei un sondaggio, ascolterei quali giochi mi potrebbero piacere, però sempre sui miei gusti, perché voi ben sapete, a me piace il genere horror, sparatutto e avventura. Quindi vi potrei proporre questo genere di sondaggi, ma lasciamo perdere, io ho voluto rispondere a questi ragazzi che dicevano che portavo pochi giochi. Io spero con questo video di avervi dato una spiegazione plausibile, ripeto, non sono un grande youtuber, monetizzo sì su YouTube, ma non faccio di questi soldi, quindi non mi posso più largare più di tanto, perché ripeto, questo è il limite massimo per cui possa fare, quindi questi sono i due giochi nuovi che porterò entro quest'anno, non ci saranno altri giochi, anche se ne ho visti. Quindi mi accontento di questi due gioconi, spero che vi possano piacere, ragazzi. E in più, nella seconda partita di Borderlands, quando sarà che uscirà, ragazzi, avrò finito tutto. Poi, per chi che vorrà giocare insieme, troverà sempre nella mia partita, sarà pubblica. Quindi, quando volete, vi potete imbucare e possiamo giocare insieme, ragazzi. Perché io su Borderlands, come ho già detto, ci farò tantissime live. Ora io vi saluto. Come dico sempre, ci becchiamo in diretta live, ragazzi. Quindi, ciao, alla prossima. Se volete, lasciate con un pollice in su per sostenere il canale. Io vi ringrazio come sempre. Quindi ciao ragazzi, alla prossima!